Bollettino della vittoria. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche è finita. La fulminea arditissima avanzata del 29° Corpo di Armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche nel Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª Armata e ad oriente da quelle della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato ieri lo spaccello totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, della 8ª, della 10ª Armata e delle divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, su altezza reale, il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta 3ª Armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate che mai aveva perdute. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nella accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento. Ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Diaz.